Buongiorno, sono Mauro Pecchioli, medico di famiglia, 61 anni. Da molti anni, da 30 anni circa, esercito questa professione e osservo le conseguenze delle abitudini del fumo e dell'alcol nei miei pazienti. Sono arrivato da pochi mesi ad elaborare un progetto che ponga fine al problema delle patologie da fumo e da alcol. Ho iniziato da un'osservazione raccolta sul sito della Regione Toscana che riportava la cifra di 6.000 morti per fumo in Toscana ogni anno. Da lì ho esteso le ricerche sui dati e sono arrivato a trovare le cifre degli 80.000 morti all'anno per fumo di tabacco, 20.000 all'anno per alcol. Ho saputo dalla alcologia di Careggi, dai colleghi dell'alcologia di Careggi, che la cifra dei 20.000 morti all'anno per alcol è sottostimata. A loro parere si tratterebbe invece di una cifra più che doppia, tipo 45.000 morti l'anno. Ma prendiamo pure 20.000 morti l'anno per fare una considerazione, alcune considerazioni. Se ogni anno io ho in Italia 80 più 20.000, 100.000 morti per fumo ed alcol, vengo ad avere nell'arco di un anno 100.000 pazienti, 100.000 persone che muoiono per queste due cause evitabili. Prima di morire sono malati cronici. Come malati cronici hanno l'esenzione dal ticket, per cui non pagano tutte le prestazioni che richiedono al Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale si prende in carico la loro diagnostica e la cura delle loro malattie. Oltre a 100.000 che in questo anno muoiono, se ne muoiono 100.000 all'anno, vuol dire che ce ne sono, e sono malattie e sono malati cronici, vuol dire che ce ne sono altri 100.000 e fanno 200.000 che sono pronti a morire l'anno prossimo e che caricano di spese diagnostiche e terapeutiche il Sistema Sanitario Nazionale. Ma ci sono anche altri 100.000 già malati, sono malattie croniche, che moriranno tra due anni, che caricano in questo anno il Sistema Sanitario Nazionale pubblico di spese per diagnostica e terapia. Sono patologie croniche, durano oltre 5 anni. C'è da stimare quindi che all'incirca 500.000 persone all'anno affette da patologie legate al fumo di tabacco e all'alcol carichino il Sistema Nazionale, Sanitario Nazionale, di spesa, costringendolo a investire una quantità di risorse economiche per supportare il declino della loro esistenza causato dal fumo e da alcol. Pensiamo subito che queste risorse investite in questi 500.000, mezzo milione di persone, sono soldi provenienti dalle tasse che tutti noi paghiamo, sono soldi pubblici che potrebbero essere investiti in ricerca
sulle cause delle malattie di cui non conosciamo ancora le cause, come per esempio sono quelle invece che vengono da fumo e da alcol. Molto probabilmente si potrebbe benissimo fare a meno di montare meccanismi di raccolta di soldi come fanno queste associazioni di ricerca e di lotta contro i tumori con la vendita di arancine e altri prodotti. Addirittura si potrebbe pensare che anche il Telethon, che va nelle tasche degli italiani, anche dei poveri pensionati che magari danno il loro contributo a queste iniziative, potrebbero essere benissimo probabilmente spostati, messi da parte, evitati. Insomma, c'è da pensare che la sottrazione di risorse che provoca questo 500.000 di persone all'anno al sistema sanitario potrebbe ammontare ad una cifra tale da permettere di sostenere una ricerca sulle malattie di cui non si conoscono ancora le cause, senza ricorrere a altre iniziative di altro tipo. Per eliminare le cause delle malattie da fumo e da alcol bisognerà fare qualcosa. Ora, le malattie causate dal fumo sono facili da spengere, non in questa nostra generazione, forse in quella dei figli dei nostri nipoti, se seguiamo certe regole. Italia senza fumo e alcol, a cui ho pensato negli ultimi tempi, è un progetto che si mette come fine quello di dare un calcio alle cause che provocano in Italia 80.000 morti all'anno e 20.000 morti e più all'anno per alcol, le prime dal fumo e le seconde. Teniamo di conto del fatto che la OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ci avverte da tempo che il fumo di tabacco è la prima causa di malattie e morte nel mondo. Quindi se io ho un pacco di malati da seguire e da diagnosticare e curare, dato che il fumo di tabacco è la prima causa, quindi la più grossa, di malattie e morte, molto probabilmente questa parte del pacco sarà dovuta al fumo. E se non ci fosse il fumo, io avrei da curare soltanto questa parte di malati, vedendo ridurre di molto il mio dispendio di energie come medico, ma soprattutto il mio dispendio di energie come organizzazione sanitaria pubblica. Il progetto Italia senza fumo e alcol chiede quindi che cosa? La chiusura della vendita del tabacco in tutte le sue forme, da fumo chiaramente. Il tabacco non è una cultura europea. Fino alla scoperta dell'America non si conosceva il fumo di tabacco. I romani hanno conquistato il mondo senza fumare una sigaretta di tabacco. Alessandro Magno, idem. Dante Alighieri, Brunelleschi, Leonardo da Vinci hanno fatto le loro opere senza sentire il bisogno di fumare una sigaretta di tabacco. Il fumo di tabacco è un bisogno indotto da un'industria che oggi non ha più ragione di esistere. Credo che si possa dire addirittura delinquenziale l'intenzione di fabbricare sigarette di tabacco sapendo quello
che provocano nel prossimo. È chiaro che sarà importante, necessario fare una controcultura, ma la sigaretta di tabacco si può eliminare tranquillamente. Sarà un compito di organizzare diciamo, il lavoro, salvaguardare il lavoro di chi opera in questo settore, però delle scadenze vanno messe. Il fumo di tabacco non ha più senso di esistere, non ha ragione. La seconda cosa che chiediamo è la restituzione del tabacco alla gente come pianta ornamentale. Il tabacco è una bellissima pianta. È stata catturata e ingabbiata dalle multinazionali del tabacco che l'hanno fatta propria e ce l'hanno tolta dalla nostra possibilità di tenerla come pianta ornamentale. Per quanto riguarda l'alcol, chiediamo l'abolizione di ogni forma di pubblicità a bevande e alimenti contenenti alcol. Vediamo molta pubblicità in televisione, per la strada, nei manifesti, sui giornali. Questa pubblicità agli adulti può non fare nulla, ma ai bambini, agli adolescenti, ai ragazzi può instillare delle idee, dei concetti, dei principi, dei preconcetti. Quando un ragazzo legge un manifesto grande, enorme, con sopra scritto "Il vino è un pensiero d'amore, Zonin", con una calice su fondo scuro e una rosa, qualche idea se la fa di quello che la società pensa del vino. Quando un ragazzo legge accanto a una bottiglia di whisky "Il gusto di chi ha le idee chiare", una certa idea se la fa di cosa fa il whisky, fa venire le idee chiare. No? Dobbiamo evitare queste distorsioni della realtà che a noi adulti non fanno né caldo né freddo, magari ci molestano, ci irritano, ci disturbano, ma le conseguenze più grosse ce l'hanno sulla formazione delle menti dei nostri giovani. Diamo ai giovani l'idea che la società non attribuisce all'alcol quell'importanza che la pubblicità gliela attribuisce invece, e vedremo che i giovani probabilmente non ci si accosteranno più, anche perché si pensa di fare altre iniziative sull'alcol, e sono queste: la vendita senza esposizione, controllata, limitata e non sfusa di bevande e alimenti contenenti alcol, secondo i seguenti criteri. Vendita senza esposizione. I prodotti contenenti alcol non vengono esposti negli scaffali, ma sono conservati in spazi chiusi alla vista. Nei punti di vendita sono disponibili cataloghi. Vendita controllata. I prodotti contenenti alcol vengono richiesti dal cliente ad un addetto alla vendita, che provvede a prelevarli dagli scaffali non a vista. Vendita limitata. I prodotti contenenti alcol possono essere venduti in un quantitativo limitato di confezioni per ogni acquisto. Vendita non sfusa. I prodotti contenenti alcol non possono essere venduti in forma sfusa, il bicchiere al bar, la discoteca, eccetera. Non più nei bar quell'esposizione di bottiglie che i ragazzi possono vedere e che possono incamerare come consuetudine normale di vita, da poter seguire. No, niente più di questo. Chi vuole bere alcol se lo va a comprare nei punti vendita, se lo beve poi con chi vuole, dove vuole e quando vuole. Il quinto punto del progetto Italia senza fumo ed alcol chiede la diffusione di una controcultura attiva
e permanente attraverso i media, almeno quanto i mezzi di propaganda e pubblicità hanno lavorato nel tempo per favorire fumo ed alcol nella nostra società. Andà a finire, per esempio, tutto il tantan degli elogi alla vendemmia di qua, la vendemmia di là, col sommelier, che questo raccolto è buono, che questo raccolto è speciale, eccetera, eccetera. I produttori di vino e alcol producano il loro vino e il loro alcol e lo immettono nella vendita secondo le formule e i criteri che abbiamo detto. Ma non vadano a fare il tam-tam alla gente nei media, perché non ci interessa. Tanto chi lo berrà, chi lo beve per tradizione, lo continuerà a bere e lo potrà continuare a bere, perché non stiamo facendo un proibizionismo, stiamo facendo delle regole, come il semaforo è una regola per permettere di fare scorrere le automobili nelle strade. Non è un proibizionismo il proibire il transito di una macchina per un certo periodo di tempo. Come è una regola il senso unico e il divieto di andare contro mano, è una regola, non è un proibizionismo. Quelli che mi dicono è un proibizionismo devono capire che non si tratta di proibizionismo. Il proibizionismo è stato un fenomeno particolare negli Stati Uniti in un certo periodo di tempo, ma ha a che fare con la cultura dell'America e le loro condizioni di allora. Noi siamo qui a chiedere regole. Attualmente la vendita dell'alcol non ha regole. E non si può vivere in una società che da una parte ti dice non bere perché ti levo la patente se ti trovo l'alcol nel sangue, dall'altra mi dice bevi nello stesso posto, per la strada. Il giovane capisce, pensa che sia la stessa entità che gli dice non bere e che gli dice bere, perché vede il messaggio nello stesso posto, nella stessa collocazione, lo vede per la strada, che è un ambiente pubblico, un luogo pubblico. Come non si può concepire la schizofrenia del vietato fumare e contro le sigarette. Cioè, è la stessa entità che vieta e che vende. Teniamo di conto che noi medici vediamo i fumatori e gli alcolisti come vittime di un sistema che li ha aiutati ad arrivare alla dipendenza dal tabacco, alla dipendenza dall'alcol. Io stesso ho fumato, per esempio, dai 25 anni ai 31 anni miei, ed ho iniziato a fumare perché intorno mi trovavo gente che fumava. Se non trovavo nessuno che fumava, non ci pensavo nemmeno. Una delle dei mezzi di controcultura che può mettere in essere l'istituzione è quella di, per esempio, immettere nei film dove si vedono persone che fumano, che bevono, una semplice scritta iniziale. In questo film si vedono abitudini di fumo o di alcol che un tempo erano parte della cultura della nostra gente, ma oggi non lo sono più. Una presa di posizione delle istituzioni, in questo senso, sarebbe molto auspicabile. Significherebbe vedere le istituzioni che hanno premura di offrire ai cittadini che loro rappresentano una cittadinanza, una struttura sociale sana. Un ultimo punto è l'impegno istituzionale a diffondere il progetto nella scuola, quindi non è poco, e quindi formare fin da ora le menti dei giovani a vedere il fenomeno del fumo e dell'alcol che tuttora hanno intorno molto forte come pressione pubblicitaria, sia per l'esempio di quelli che fumano e si vedono intorno, sia per l'esempio di quelli che bevono che si vedono intorno e che fa un certo effetto su di loro. Per cui la scuola potrebbe essere, sarebbe ed
dovrebbe essere, dovrà essere un mezzo di trasporto della controcultura all'altro. Il progetto aspetta soltanto che tanta gente lo condivida, lo acconsenta che vada avanti, lo aiuti, non con soldi ma con idee e partecipazione e diffusione dell'idea in ambito comunale, regionale, nazionale. Si potrebbe pensare a giornate senza pubblicità all'alcol intanto e al fumo. Insomma, si potrebbe pensare a tante cose, ma le idee devono venire dalla gente che crede, che è convinta che si debba fare qualcosa per porre fine a questo scempio, a questa strage, a queste armi di distruzione di massa che nessuno ancora ha avuto mai il coraggio di fermare. Grazie.